Se siete appassionati di videogame, non cambiate canale, perché tra pochissimo approfondiremo gli annunci Xbox fatti all'E3 di Los Angeles. Parleremo di realtà virtuale, di retro gaming, di mobile gaming, parleremo di un nuovo videogame tutto italiano esclusivo Xbox One. E poi ancora di MotoGP 14, di un negozio di Tokyo specializzato in modding e tuning dei PC. E per finire un'intervista esclusiva sul nuovo The Order 1886. È tempo di videogiochi e questo è Game Time! Saluto a tutti, siamo rientrati ed era anche ora, direi, dai nostri giri intorno al mondo e quindi anche oggi, come ogni sabato, è tempo di videogiochi. Ci siamo tutti, abbiamo ritrovato anche il buon Raffaele, che purtroppo non ci ha potuti accompagnare a Los Angeles. Eh sì, ma mi rifarò il prossimo anno, però mi sono gustato le vostre dirette da qua. Bravi, bravi, bravi. Speriamo siano piaciute anche a chi ci segue da casa, insieme alla puntata speciale su E3 ovviamente. L'avete vista, vero? Se non l'avete vista, correte subito a recuperarla sul nostro canale YouTube. Ma oggi rincariamo la dose perché abbiamo ancora un bel po' di assi nella manica da giocarci. I riflettori su E3 non si sono spenti del tutto. E oggi approfondiremo alcune delle tematiche trattate nel corso del nostro speciale da Los Angeles. Ma per esempio, quanto erano fighe le standiste delle tre? Parliamo di questo come tema. Stai buono, Raffo. Il Raffo ha i bollenti spiriti. Hai capito perché è sparito per tutta la puntata di E3. Poi è ricomparso alla fine con il sorrisone. Bravo, Raffo. Ha fatto il suo reportage. Un bel Raffo show sulle standiste di E3. Un'idea per il prossimo anno. Ma adesso torniamo seri e parliamo di uno dei temi caldi di questa edizione di E3. Hai detto temi caldi? Sì, però tu te le vai a cercare, però. Intendevo gli annunci Xbox. Tanti giochi per One, poco Kinect, zero Xbox 360. Ne abbiamo parlato con Stefania Duico, direttore marketing di Xbox Italia. Sentiamo. Buono, Raffo? Il 9 di giugno abbiamo reso finalmente disponibili anche sugli scaffali italiani una nuova versione di Xbox One senza Kinect a 399 euro. Questa era una richiesta molto forte che ci arrivava dal nostro pubblico, che chiedeva sostanzialmente scelta. Quindi la possibilità anche di avere una versione con un costo leggermente inferiore. Questo non significa che Microsoft non continuerà ad investire su Kinect. Abbiamo recentemente annunciato tutta una serie di nuove applicazioni, saranno 225 entro la fine dell'anno e con l'aggiornamento di giugno, cosa ancora più importante, finalmente anche gli utenti italiani potranno utilizzare OneGuide e comandare la propria TV attraverso la voce, come già avveniva per gli utenti americani e di paesi anglofoni. Abbiamo annunciato diverse novità nell'ambito del programma di Xbox Live, che per noi è assolutamente sempre una nostra priorità. I nostri 48 milioni di utenti worldwide sono importantissimi. Per la prima volta Xbox Live Gold non sarà più un requisito per l'accesso a una serie di applicazioni, ma sono anche tante le novità nel mondo di Games with Gold. Renderemo disponibili 2 giochi al mese totalmente gratuiti, ma la cosa particolarmente importante è la scelta di questi giochi. Finalmente avremo una serie di giochi premium e la possibilità di avere con degli sconti particolari dedicati solo a loro, di nuovo una serie di titoli che sono fra i più richiesti del mondo Gold. Xbox 360 rimane una priorità e rimane assolutamente un prodotto di interesse massimo anche per il mercato italiano. I giochi che stiamo rendendo disponibili saranno disponibili anche per le console di vecchia generazione, così come Titanfall è stato il primo esempio in questa direzione, ma saranno diversi i titoli COD, ad esempio, che andranno anche su Xbox 360. Il servizio Live, inoltre, continuerà a rendere disponibile tutta l'esperienza multiplayer anche per i giocatori di Xbox 360. Ringraziamo Stefania che si è prestata al nostro terzo grado sui temi caldi di E3 2014 per quel che riguarda Xbox. E ora passiamo ad un altro argomento sempre legato ad Xbox, ovvero i videogiochi indie. Per chi vuole sviluppare su Xbox One è nato un programma specifico chiamato ID at Xbox. E tra le new entry di questo programma ci sono anche i ragazzi di Stormin e Teacup, che sono al lavoro su una visual novel interattiva chiamata Nero. Ne avevamo già parlato in passato, ne hanno parlato i più importanti media mondiali, ma loro sono basati a Roma, sono in buona parte italiani. Nero è diventata un'esclusiva Xbox One e a E3 sono state mostrate nuove sequenze di gameplay. A Nero
vero è, diciamo, lo abbiamo annunciato e Microsoft lo sta spingendo come una visual novel di nuova generazione. Generalmente la visual novel è un concetto piuttosto orientale abbinato a immagini e testo. Non è così, non c'è il testo, c'è molto voice over, c'è molto parlato, e il fatto che sia next gen è perché c'è anche un gioco sotto con tante belle cose da fare. Dall'ultima volta ci siamo visti è successo che Nero è andato molto avanti nello sviluppo e siamo entrati nell'ID program di Microsoft. Significa che Nero sarà un'esclusiva Xbox One e significa che avremo il supporto di Microsoft per tutta una serie di attività, diciamo, di marketing legate alla produzione e al lancio. E diciamo che Xbox One ci mette in condizione di lavorare sullo stesso progetto senza fare rinunce di tipo, diciamo, tecnico. Abbiamo mostrato per la prima volta il gioco a porte chiuse, quindi l'in-game, un livello completo con, diciamo, tutti i puzzle, l'esplorazione che fanno parte di questo livello. Il gioco è spalmato su quattro livelli differenti, ognuno con una art direction piuttosto particolare. Ci sono elementi comuni che aiutano il personaggio principale nella sua ricerca, che sono ricorrenti in ogni livello, ma da questo punto di vista, ripeto, è tutto molto particolare, quindi si passa da una foresta ad un ambiente chiuso a altre cose che poi verranno, diciamo, rivelate più avanti. Il mondo non è un open world, però i livelli sono molto vasti e totalmente free roaming, quindi abbandonando il pad principale il giocatore può tranquillamente andare in giro ad esplorare. Deve andare in giro, è incoraggiato ad andare in giro proprio per la questione che alcuni puzzle devono per forza di cose essere risolti trovando prima degli elementi che sono nascosti nell'environment. Con la prima run il gioco dovrebbe essere completato, diciamo, con un livello di esplorazione media intorno alle 5 ore. Diciamo che per sapere tutto quanto, esplorare tutto il mondo e capire a fondo la storia raccogliendo tutti gli elementi sarà almeno il doppio, plausibilmente, a livello di gameplay, di durata. Doveroso in bocca al lupo ad Alberto, Giulia, Carlo, tutti gli amici di STC Wear al debutto nel 2015 su Xbox One con Nero. E ora cambiamo argomento, abbandoniamo un attimo il tema E3 e ci spostiamo in Giappone. Dove ad attenderci c'è la simpaticissima Kaori, che oggi ha visitato per noi GTune Garage, un negozio specializzato nel modding e nell'ottimizzazione dei personal computer. Un argomento che ci piace. Il negozio si trova proprio nel centro del quartiere tecnologico di Akihabara a Tokyo. Allora vediamo la nostra idol alle prese con PC ultra pompati per il gaming e con la realtà virtuale di Oculus Rift. Buongiorno Roberto Producer, sono pronta anche oggi a presentarvi le ultime novità di videogiochi e elettronica. Oggi sono a GTune Garage, negozio di gaming PC molto famoso qui ad Akihabara. Questi computer pensati per i videogiochi sono prodotti dalla casa giapponese Mouse Computer. Ci sono modelli sia da scrivania sia portatili. Sui computer girano le demo di giochi come Final Fantasy XIV e Phantasy Star Online. Ora proverò i prodotti e intervisterò il direttore del negozio. Guardatemi, vi prego, game time! GTune Garage è nato nel 2004, quando il gaming online cominciò a diffondersi a macchia d'olio e la nostra azienda, Mouse Computer, pensò di produrre dei PC pensati proprio per i videogiocatori. Oggi Mouse Computer permette all'utente di personalizzare il proprio PC a seconda delle necessità e si è specializzata nella realizzazione di gaming PC, sia desktop che portatili. Il nostro negozio si trova proprio nel centro di Akihabara, in una zona molto frequentata dagli appassionati di videogiochi. GTune offre ai suoi clienti molte postazioni PC e inoltre possiamo contare su un'esclusiva demo di Oculus Rift. Le pareti tutte nere e le luci blu al neon conferiscono al negozio un look molto futuristico. Le mascotte ufficiali del negozio sono Ji-chan e Jun-chan. Ji-chan è un vecchio saggio esperto di computer che fornisce preziose informazioni ai principianti, mentre Jun-chan è una ragazzina appassionata di giochi online. Questo è lo spazio che permette ai clienti di provare Oculus Rift. Fino a che non indosserai questi occhiali, non potrai mai capire di cosa sto parlando. Si tratta della più incredibile delle esperienze 3D di realtà virtuale sviluppate fino ad oggi. Abbiamo quattro applicazioni disponibili.
Ski Jump, Jet Coaster, Rider Sphere, uno sparatutto 3D creato da sviluppatori amatoriali giapponesi, e infine Dogloose 2, un simulatore un po' masochista in cui si viene calpestati da una bella ragazza. Vuoi provarli? Ah, i desu ka? これはすごい。本当にすごいです。これ本当ちょっと欲しいんですけど。あ、ちゅんちゃんに踏まれました。思いっきり踏まれてます。意味の人は多分好きです。はい、これはライダーズスピア合ってます？あの同人ゲームらしいんですが、あ、なんか危ないって書かれてる。なんで？ 勉強持てないです、私。多分もうダメですね。だってアウトコースだし、もうちょっとマシですね。ファイナルファンタジーシリーズはやったことないんでしょう。でもなんかちょっとこれ見てたらやりたくなっちゃいました。すごいなんか物語とかもすごいあって、一から始めるってなると結構大変かもしれないけど。 Se venite a Rakihabara, vi consiglio di visitare il negozio. Poi venite a trovarmi al backstage pass. Vi prego, per oggi è tutto da Tokyo. Kaori Horiuchi, game time! Brava Kaori, e un grazie anche a John Caminari, ovviamente, che c'era anche se non si è visto. Il trucco c'è, ma non si vede. Perché era dietro all'obiettivo. Parliamo di moto. Sì, vabbè, lo sappiamo che è la tua passione, però non credo che sia questo il momento per parlare delle tue scorribande motociclistiche. Non mi riferivo a quello, ma a MotoGP 14. Ah, beh, allora sei giustificato. MotoGP 14, ragazzi, è il videogioco con licenza ufficiale della MotoGP sviluppato dall'italianissima Milestone, che è uscito da pochi giorni e che a questo giro è ben più che un semplice refresh con piloti e team aggiornati alla stagione in corso. Sono state introdotte un sacco di novità, anche il debutto su Next Gen in esclusiva PS4. E chi poteva raccontarcele queste novità meglio del game director del gioco? Sentiamo. Innanzitutto abbiamo fatto un motore di gioco completamente nuovo, quindi abbiamo raggiunto un livello di fotorealismo che non abbiamo mai avuto prima. Questo sarà il primo gioco di corse simulativo che esce per PlayStation 4. Chiaramente quando si affaccia a una nuova piattaforma è sempre una sfida nuova. PlayStation 4 è stata comunque una piattaforma abbastanza amichevole a cui approcciarci. Abbiamo migliorato ulteriormente la nostra fisica, l'abbiamo resa più scalabile anche per i giocatori che si affacciano per la prima volta al gioco MotoGP, ma abbiamo anche aggiunto delle nuove modalità di gioco. Abbiamo migliorato la carriera in alcune parti, ma abbiamo aggiunto anche Real Events 2013, eventi reali, e Challenge con i campioni del passato. 20 leggende dagli anni 90 ai primi 2000, tutte 502 tempi. Abbiamo Valentino Rossi, giovane, Max Biaggi, Ceca, quest'anno nuovo Haga, e più i classici Svans, Reini, Cadalora. Abbiamo aggiunto la modalità eventi reali del 2013, perché l'anno scorso abbiamo avuto una stagione incredibile nella realtà, quindi abbiamo deciso di cercare di far rivivere al giocatore la stagione dell'anno scorso. Quindi troverete delle challenge scenario in cui potete riprendere i panni di Valentino, per esempio, e cambiare la storia o ripetere certi momenti fantastici dello scorso anno, come la spallata di Marquez a Lorenzo, per esempio. Quest'anno abbiamo la possibilità di migliorare la moto, quindi gli upgrade. I nostri fan ce l'hanno chiesto molto perché è una cosa molto importante e cruciale, diciamo, per la MotoGP, e noi l'abbiamo inserita. Quest'anno sarà più bello per i giocatori poter decidere cosa fare della propria carriera. Hai questo personal manager a cui puoi spiegare cosa vuoi fare e lui cercherà di darti il contratto che desideri, tipo andare a correre con Valentino, per esempio. Abbiamo un sistema di skill rivisto quest'anno in cui mettiamo l'aggressività, pista preferita, pioggia, abilità sul bagnato, questo genere di cose. E in più abbiamo un nuovo comportamento di gruppo completamente nuovo, anche perché abbiamo 33 moto in pista tutte insieme in Moto2 e Moto3, quindi ovviamente abbiamo bisogno di una I molto solida per farlo. L'online abbiamo una nuova modalità di gioco che è la Split Battle. Praticamente chi colleziona più split verdi in un certo tempo vince la gara. Ovviamente abbiamo anche la Spring Season che l'anno scorso abbiamo messo come in patch, quest'anno è Day One.
Lasciamola da parte per un attimo i PC e le console domestiche per parlare di gaming in mobilità. Sappiamo che tanti di voi si divertono a giocare anche con smartphone e tablet e Game Time non lascia indietro nessuno. A casa o fuori casa è sempre tempo di videogiochi e ora è tempo di mobile gaming con giochi e app della settimana consigliati dal nostro Sebastiano. La settimana scorsa è approdato su App Store Godfire Rise of Prometheus, che senza mezzi termini è stato preannunciato come il God of War dei dispositivi mobile. La realtà purtroppo è un po' diversa. Il gioco, che per dispositivi Android è ancora in fase di sviluppo, seppur straordinario come grafica, non è così avvincente come gameplay e pur essendo a pagamento contiene lo stesso degli acquisti in app piuttosto importanti. Resterà però negli annali come il primo gioco per smartphone e tablet ad avere una Collector Edition con tanto di statua del protagonista, che non è Kratos, ricordiamolo, ma Prometeo. Godfire probabilmente non vi donerà una scintilla di gioia, ma tenetelo comunque d'occhio quando approderà anche su Android, magari free to play. Chi invece non tradisce le aspettative è la serie Angry Birds. Io che sono un fanatico delle tre stelline sono rimasto parecchio indietro e non faccio in tempo a completare l'ultima espansione di Angry Birds Star Wars 2 che è già ora di imbarcarsi per una nuova avventura in salsa RPG. È arrivato infatti Angry Birds Epic. Niente più fionde, ma combattimenti a turni e tanto farming, se volete andare avanti nei livelli senza acquisti in app, si capisce. Restiamo in tema fantasy per parlare di un gioco ispirato all'ultimo film di animazione della DreamWorks, Dragon Trainer 2, in uscita nelle sale italiane il 16 agosto e che approda su Android come Dragons L'ascesa di Berk, un gestionale adatto anche ai più piccoli, in cui edificare e far prosperare il villaggio di Hiccup e Astrid sull'isola di Berk e andare a caccia di draghi per poi addestrarli. Anni prima che Farm rendesse iper popolare questo genere, la gente comunque era già impegnata a costruire e espandere i propri imperi con la serie Civilization, che su PC, con l'uscita il prossimo autunno dell'ultimo capitolo, Beyond Earth, arriverà addirittura su altri pianeti. In ambito mobile, per smartphone e tablet Apple, è disponibile fin dal 2009 Civilization Revolution, che non ha mai smesso di essere aggiornato, ma la novità è che fra pochi giorni arriverà Civilization Revolution 2 e Sid Meier questa volta non si è dimenticato degli utenti Android, che dovranno pazientare solo qualche settimana in più. Grazie Sebastiano. Voi avete preso nota, vero? Sì, MotoGP, una figata, sembra di guidare le moto vere. Ciao. Io devo ancora mettermi a giocare quelle che aveva consigliato due settimane fa, ma prometto di rimettermi in pari. Meno male che ci sono i nostri amici da casa che seguono con attenzione. Capito, Raffo? Io sono attentissimo, non perdo una parola. Vediamo soprattutto se sei preparato, perché ora è il momento di parlare di retro gaming. Ne parliamo noi o ne parli tu? Si può entrare nel mito realizzando solo pochi giochi? Beh, non solo è possibile, ma Factor 5 di cui vi parlo oggi ce l'ha fatta dando vita a un solo grandissimo capolavoro e i relativi seguiti. Mi riferisco a Tarrican. Dei Factor 5 ho fatto menzione quando due settimane fa ho parlato di Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader. Allora, però si deve ben altro che averci intrattenuto più che amabilmente con alcuni grandi giochi ispirati all'universo di Star Wars. Tarrican, infatti, è per molti il gioco simbolo di due generazioni di sistemi di gioco, il Commodore 64 e l'Amiga 500. Chiaramente, ridurre lo sconfinato parco giochi di questi due computer solo a Tarrican è ridicolo, ma bisogna ammettere che questo sparatutto a scorrimento multidirezionale ha lasciato un segno indelebile in coloro che negli anni 90 ci hanno giocato. Questa software house tedesca, dopo essersi fatta le ossa partecipando alla conversione del mitico R-Type su Commodore 64, ebbe la geniale idea di dare vita a uno sparatutto di stampo futuristico ambientato su una colonia spaziale chiamata Alterra, un luogo inospitale da rendere abitabile dalla razza umana. Tarrican, uscito nel 1990, prodotto da Rainbow Arts, è un gioco stratosferico, sia su Amiga che su Commodore 64, ma è indubbiamente su quest'ultimo che dà il meglio di sé, riuscendo a sfruttare oltre ogni limite le capacità della macchina. L'area di gioco era assolutamente non lineare, ma spaziava invece in tutte le direzioni per decine di metri virtuali, stimolando l'esplorazione e la ricerca di zone sconosciute e di power-up. Oltre alla grafica sopraffina e alla giocabilità raffinata, sono entrate nel mito le colonne sonore, frutto del genio di Chris Hulsbeck, anch'esso membro dei Factor 5, al quale si devono alcune delle più belle musiche di videogiochi di tutti i tempi. Dopo solo un anno, i Factor 5 capitanati dall'inossidabile Manfred Trentz fanno uscire nei negozi Tarrican 2 The Final Fight. Beh, tutti sappiamo quanto siano alte le probabilità che un seguito sia peggiore dell'originale, ma in questo caso
Proprio no, anzi, Taycan 2 è forse ancora migliore del primo, riuscendo a raffinare tutti gli aspetti che hanno fatto il successo del prequel, quindi armi meglio studiate, ambienti più ricchi di elementi, una maggiore longevità e così via. E così, dopo due clamorosi successi, Factor 5 nel 1993 realizzò anche Taycan 3. Beh, che dire di Taycan 3? Che l'assenza del suo creatore, di Manfred Trentz, un po' la si sente. Intendiamoci, si tratta comunque di un gioco solido, tecnicamente eccellente e molto divertente. Ma a parte le musiche, sempre realizzate da Ulsbeck, manca un po' di quell'atmosfera tipica di Taycan. Gli ambienti sono meno esplorabili e tutto pare più sui binari. Insomma, lo spirito di Taycan si perde un po' e per quello che mi riguarda è una saga epica fatta di due grandi e indiscussi capolavori. Bravo Raffo, ti sei fatto perdonare ricordando un classico come Taycan. Bei tempi, altro che grafica HD, la gente che sta a contare i pixel. Quello era divertimento allo stato brado, ma torniamo al presente. Parliamo di Palmer Luckey, il giovanissimo fondatore di Oculus VR. Nonché fresco miliardario, grazie ai 2 miliardi di dollari di Facebook. Ma con i piedi sempre ben piantati per terra. Ai tre ovviamente non potevamo lasciarcelo scappare. E ai nostri microfoni ha detto questo. Virtual reality is... Da quando siamo partiti con questo progetto, la realtà virtuale ha già fatto passi da gigante e quel che abbiamo oggi è una buona tecnologia. Probabilmente già sufficiente per un prodotto da scaffale, ma non è questo il punto di arrivo. La realtà virtuale dovrà puntare ad essere totalmente indistinguibile da quella reale e da qui a quell'obiettivo la strada da percorrere è ancora tanta. La realtà virtuale dovrà sempre scontrarsi con l'opinione di chi la considera una tecnologia alienante e a parole sarà sempre difficile confutare questa convinzione. Ma sono convinto che la percezione cambierà quando Rift arriverà nei negozi, perché allora la gente lo proverà e si renderà conto che la VR non serve ad isolarsi, bensì a socializzare in modo diverso. Provare per credere, questo è il nostro motto. La realtà virtuale darà una forte spinta anche alle vendite di hardware. Oggi, se ci limitiamo a giocare su TV, siamo al punto in cui un hardware due volte più potente non riesce ad offrire un'esperienza di gioco che sia due volte superiore, semplicemente perché l'hardware supera di gran lunga le richieste del software. Ma con la realtà virtuale accade il contrario. La realtà virtuale richiede tutta la potenza di elaborazione disponibile. Perfino l'hardware più performante oggi in circolazione non sarebbe in grado di gestire la realtà virtuale così come noi la vorremmo. Qui a D3 2014 il messaggio che abbiamo voluto dare è che la realtà virtuale può funzionare con tipologie di giochi molto diversi tra loro, non solo con quelli in prima persona, e che all'orizzonte ci sono tanti contenuti in sviluppo. Il futuro che attende i fan della VR è a dir poco entusiasmante. Come ha detto Palmer, probabilmente una certa diffidenza verso la realtà virtuale ci sarà sempre. Beh, cinema e letteratura negli anni ne hanno restituito un'immagine non proprio idealizzata. Che però è irrealistica. La realtà questa volta supera la fantasia, ma in positivo. Vedrete a Games Week quando vi faremo provare la VR di seconda generazione. Ora torniamo a parlare di videogame tradizionali, non in VR. Tra le esclusive PlayStation 4 in arrivo nel 2015 c'è un titolo molto atteso, con una forte impronta cinematografica e non è di Naughty Dog. Arriva infatti da un team fondato da un italiano. E quell'italiano, che di nome fa Andrea Pessino, ai nostri microfoni ci ha raccontato un bel po' di cose su questo gioco, che si intitola The Order 1886. Una delle domande che ci vengono poste più di frequente è che cosa ci possiamo aspettare nel tipo di ritmo di gioco con The Order. È un gioco d'azione, non c'è nessun dubbio. Sicuramente la parte centrale del gioco è il combattimento, è un combattimento molto tattico. Ci sono delle armi innovative, ci sono dei metodi di combattimento, è un combattimento in terza persona. La parte innovativa è la parte che si connette con la narrazione e come il ritmo di gioco cambia. Con The Order l'idea di avere una sequenza senza interruzioni drastiche di qualunque genere. Quello che succede è che il tono del gioco cambia. Per esempio, la parte dello stage demo avviene poco dopo la parte di combattimento. Galahad entra nell'ospedale e il tono del gioco cambia. C'è lo stesso livello di interazione, l'aspetto audio e visivo è lo stesso, però va in modo di esplorazione. E ci sono diversi elementi dai quali la storia emerge. E mentre stai esplorando, il livello di interazione è più basso, nel senso che è più lineare, ci sono elementi di storia. Ti stiamo dicendo la storia in questo momento. Per un po' di tempo ci sarà esposizione di storia così. Dopodiché, magari torni a fare combattimento,
magari una nuova arma. Il ritmo è la cosa principale, il modo in cui tutto quanto si alterna è quello che lo rende unico. Quando abbiamo iniziato con The Order abbiamo valutato le varie possibilità e capisco come vedendo quattro personaggi sembri una cosa naturale aspettarsi multiplayer co-op. Il fatto è che per questo primo capitolo in questa storia era importante per noi avere un alto indice di controllo nel modo in cui la storia viene presentata, per cui per questa parte almeno ha più senso il fatto che il giocatore veda l'intera storia dal punto di vista di Galahad, il bafone. Quello che avete visto è una parte minuscola della varietà di ambientazioni che saranno nel gioco alla fine. Praticamente ogni parte di Londra verrà visitata in un modo o nell'altro, si andrà sottoterra, si andrà nel cielo, senza dare altri dettagli. Ci saranno delle parti molto piene di colore, non grigie e deprimenti come Whitechapel. Per cui qualunque livello nel gioco sarà completamente differente da quello prima. La varietà sarà enorme sicuramente. Grande Andrea Pessino, in tutti i sensi direi, che ha stuzzicato il nostro appetito con un bel po' di anticipazioni riguardo a The Order 1886. Ora sarà ancora più dura attendere febbraio 2015. Forza e coraggio, ragazzi! Noi di Game Time renderemo, come si dice, l'attesa più dolce, tenendovi aggiornati su tutto quel che verrà annunciato e mostrato di questo titolo esclusivo PlayStation 4. Lo faremo in TV e su web, in particolare sulla nostra pagina Facebook. Cercate Game Time TV e cliccate like. Troverete tantissime notizie e link divertenti e altri 150.000 appassionati come voi. Se amate i videogiochi, questa è la pagina da seguire, la più attiva di Facebook. Ma seguiteci anche su Twitter, cercate Game Time Italia e clic su follow, poi twittate con l'hashtag Tempo di Videogiochi e vi risponderemo direttamente. Ma soprattutto mettete tra i vostri bookmark il nostro sito ufficiale videogiochi.com con tutte le notizie, le anteprime, le recensioni, il punto di riferimento insomma per gli appassionati di videogame. E ci sono anche le app ufficiali di Game Time da scaricare su Play Store e App Store per i vostri smartphone e i tablet. La puntata di oggi finisce qui, ma Game Time proseguirà fino ad agosto inoltrato e quindi l'appuntamento in TV è per il prossimo sabato alle 13.30, ovviamente qui su AXN. Buon weekend a tutti!